Oh shit, okay, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around, it look like Circus Soleil. This is not the album either, these are just Ragazzi, guardate un po' dove ci troviamo. Secondo me avete già indovinato, ragazzi, perché questo posto qua vi ricorda l'estate 100%. Siamo al Lido di Lugano, ragazzi, precisamente all'interno del pallone del Lido di Lugano. Che tutta questa cosa qua del pallone è soltanto una cosa provvisoria per l'inverno. Comunque, io sono Loris 98 e qua con me c'è il nostro Alessandro Chinelli, regista. Ragazzi, buon mattina e pomeriggio a tutti. E buon pallanuoto. E buon pallanuoto, juniores giovanile. Juniores giovanile alle 3 e alle 20. Fino a stasera e poi. E poi domani, grande gara oggi alle 20. Quarti Coppa Svizzera. Di Coppa Svizzera. Esatto, bene. E domani ancora qua. Giustamente. Domani mattina, sì. Domani mattina ancora qua e domani pomeriggio, ragazzi, invece saremo al gran concerto della Filarmonica di Castagnola. Gran concerto di Natale, perché giustamente oggi è sabato. Domani sarà la quarta domenica dell'Avvento, quindi Natale alle porte, ragazzi. Natale sta bussando alle porte, dato qua stanno giocando le partite campo A e campo B dall'altra parte, eccolo là. Questo è tutto la visuale della piscina. Mamma mia, fa caldissimo qua dentro, ragazzi. Vabbè, ci vediamo dopo. Dicevo, sempre qua con pallanuoto, squadra dell'acquatica. Sempre qua al pallanuoto. Prontissimi quasi per andare in diretta. 1:42. Là c'è sempre Alessandro Chinelli. Il nostro Ale si è messo in tenuta estiva. E Axel Paderni. Eccolo lì. Alessandro e Axel. Prontissimi, tra poco istante in diretta. Ormai qua dalla palestra, cioè dalla pallanuoto qua del Lido di Lugano, siamo quasi pronti per iniziare questa diretta. La telecamera principale è là, in questo momento, a bordo piscina, con tutto il cavo che viene qua alla postazione della regia, con il nostro Alessandro Chinelli in tenuta da bikini. Io non sono una donna, sono andato per ridere. In tenuta da estiva, va. Tenuta da piscina. Possiamo dirlo. Tenuta da piscina, ragazzi. Proprio da Lido. Lui è venuto vestito da Lido, ragazzi, invece in pantaloni lunghi e maglietta corta, ma vabbè. Mi manca soltanto una cosa che non ho oggi, ma forse che prenderò domani. Il mio cappellino da Babbo Natale. Guarda, quasi quasi lo metterò su domani. So che fa un caldo bestia qua dentro. Non so se riuscirò a metterlo o che cosa farò. Vedremo, questo si vedrà. Manca quindi ancora mezz'ora e saremo pronti per iniziare con la pallanuoto qui in piscina centrale del Lido di Lugano. A tra poco. Ho dimenticato di dire che dall'altro lato, ragazzi, c'è l'altra piscina media praticamente, che anche lei è dentro nel pallone. L'unica piscina che è esclusa dal pallone è quella dei tuffi. Purtroppo quella piscina lì non ci sta, ragazzi, nel pallone. Quella rimane proprio fuori da tutto il capannone che c'è, da tutto il pallone praticamente. Poi anche all'esterno c'è anche la piscina dei più piccoli, con tanto di autolavaggio, come ho visto prima io e Alessandro Chinelli, con dentro anche il tunnel che spruzza un sacco di acqua, sembra che tipo verrebbe fuori quasi il sapone praticamente. Comunque questo è pallanuoto natalizio, trofeo di Natale, anche se Natale non sembra, perché qui mancano un po' di addobbi natalizi, però vabbè, dai, pochi minuti e ci siamo, ci vediamo dopo. Ciao Ale! Ah, che volta ci vediamo, Grande Ale! Prontissimi, prossima partita su Swiss World TV!
tra 4 minuti Trieste Losanna, da Trieste in giù. Trieste canottina bianca, Losanna canottina nera. Yes. No, è fondamentale, se uno la sì, guarda. Sì. Certo, sempre nel campo A, ragazzi. Vediamo dopo. Ciao Axel. Forza Loris. Ciao Axel. Bene. Noi continuiamo con la partita. Sempre qua dalla piscina del Lido di Lugano. Si prosegue, abbiamo visto che il nostro Axel Paderni. Si prosegue. E dopo aver fatto il torneo di pallanuoto sempre qua dalla piscina del Lido di Lugano. Intanto vediamo che giustamente il nostro Alessandro Chinelli, ciao Ale, dalla ciao regia, eccolo qua ancora in tenuta da Lido, giustamente. Di quanta temperatura c'è qua dentro? Qua dentro è caldissimo, che c'è lì, se è 26 gradi l'acqua della piscina, 30, qua circa 30, sì. Siamo in piena estate qua dentro, c'hai veramente ragione. Quindi partita tra Lugano e Sciaffusa, adesso sta un attimo regolando la tanto qua clacson, tamburi e quant'altro. Tutto è pronto per la partita di Lugano contro Sciaffusa a tutto campo. A tutta piscina praticamente, c'è un pezzettino di piscina praticamente. Siamo pronti, anche domani mi raccomando. Non prendete la diretta su Swiss World TV, ve lo dico già in questo video perché probabilmente domani non farò un video, cioè farò il video dopo, quando ci sarà il concerto della Filarmonica di Castagnola, il gran concerto di Natale. Però ragazzi, domani sarò a tema natalizio, perché è giusto portarsi dietro il cappellino che oggi, ripeto, che ho dimenticato, ma vabbè. Comunque, quindi partita a tutto campo, torneo Coppa Svizzera tra Lugano e Sciaffusa, test anche della velocità in questo momento 59, direi buono. E intanto il nostro Axel Paderni che si dirige verso il tavolo. Direi che è veramente tutto, ragazzi, a questo punto non ci salutiamo ancora, ma ci vediamo dopo per farvi vedere il punteggio direttamente dal tabellone. A tra poco. 5-3 il punteggio alla fine del secondo quarto per la squadra ospite del Sciaffusa, che sta dominando per il punteggio di 5-3 al termine del secondo quarto. Adesso avremo il terzo quarto, quindi proseguiremo con questa partita di Coppa Svizzera sempre con Axel Paderni e Alessandro Chinelli, Swiss World TV. Pronti per seguire questo terzo quarto. Ale, Alessandro, un saluto e alla prossima. A domani mattina, vorrei dire. Non lo so. Non so se registro. Ciao Ale, al prossimo video in ogni caso. Ciao Axel, un saluto anche a te. Ciao Loris. Ciao ciao. Davide 98 e da qua dalla piscina è tutto. Ciao ciao.